C'è una donna che siede lì da 10 anni. L'uomo con il vetro non l'ha mai visto. Ha sentito la sua voce, ma la donna è bianca e non riconosce le lingue e i giorni. Non chiedetele perché sia lì. La donna ha un ricordo preciso e uno solo. Questo le basta perché ha molti fili e non vuole essere legata altrove. La donna non vuole nemmeno parlare con noi. L'uomo ha ballato e sudato per tutto il tempo della festa, ha squarciato l'aria densa di una stanza affollata, ha mostrato i denti e i passi, ha risposto agli impulsi, cadendo piano all'indietro. La musica è alta e la voce non arriva a spalancare la finestra. Tutti sentono la mancanza dell'aria. Noi siamo in piedi a sostenere il soffitto che è diventato sempre più curvo e poi è caduto e ci ha raccolti e siamo diventati pareti bianche, conchiglie, con le bocche chiuse. La donna nell'albergo si è accorta che di notte sul letto la guardiamo. Ha fatto colazione e se n'è andata. Noi prendiamo posto nella sua macchina, sistemiamo gli specchietti, riallacciamo la cintura. La donna accelera, frenati negli occhi bene aperti. Noi intanto la guardiamo, noi la guardiamo sempre. La donna bianca adesso è una sedia. Lì dentro è buio, ma solo fuori è freddo. La donna non ha nessun ricordo di quando cantava, rideva, agitava piano le mani nel vuoto tra i fili della flebo. La donna adesso è una sedia accanto a un tavolo, accanto alla finestra. Le braccia enormi, le mani distese sul piano di marmo, gli anelli con le pietre spente. La donna ogni tanto chiama il nostro nome. Noi accendiamo il televisore e giochiamo a nascondino e non ci facciamo trovare mai. La donna con i capelli neri è tornata a casa. Ha aperto le tende, le finestre, ha segnato il suo nome sulla porta. La mattina esce, attraversa la strada, prende la metro, fissa la polvere del finestrino. La donna adesso lavora, mangia, dorme, respira, a volte parla, lì in casa. Noi siamo chiusi nella stanza più lontana. Anche le donne sono tornate. E le hanno portato un bambino. Lei non vuole guardarlo. Noi ci occupiamo di lui. Lo laviamo, lo pettiniamo, lo facciamo diventare grande, grande. Non si vede mai più. I colpi all'orecchio sono quelli che fanno più male. Resta come un rimbombo nella testa, come se piccoli vuoti d'aria trovassero all'improvviso spazio tra i tessuti e poi passa. L'aria si sposta e il sonno arriva comunque. Dove andiamo? Prova di lancio. Abbiamo disegnato un cerchio, circoscritto il perimetro del gioco, stretto abbastanza da restarci il tempo necessario. Abbiamo scelto insieme la pietra più grossa. Era caldo e deserto tutto intorno. Non ci siamo guardate. Un sasso alla volta. Abbiamo solo cominciato a tirare. Devi trovarle finché respirano ancora, devi convincerla a restare con noi, ad amarci per quelli che siamo. Daremo loro un posto a tavola, daremo loro da mangiare, lasceremo che la notte si chiudano a chiave purché tornino da noi, la paura ha sempre fame. Ringhiano, ci servono parole, non adesso. Tieni bassa la testa, non reagire, le cose non accadono a quelli che spariscono. Siamo in un'incubatrice, in una clinica, in un ospedale. Io non sto bene, non respiro bene. Ogni tanto una donna vestita di bianco viene qui e mi prende per i piedi, mi scuote forte. Io non sento niente. Tu sei qui e mi guardi. È tutto in piena luce, ma ci sentiamo al sicuro. La fine del gioco. Ricostruire l'animale dalle promesse che è stato capace di fare e dimenticare, non dalle ossa abbandonate, ma dalle impronte che si allontanano, dalla corsa, forma semplice,
La storia interna e la storia esterna, chi corre ha perso, chi corre scompare, ma si porta dietro tutto. Chi resta impara a nascondersi, a non essere niente, fingere le ipotesi. Le cose non accadono a quelli che spariscono. Portarsi i pazzi a casa, dare loro da mangiare, la nostra lunghissima sera, togliere il nome alle cose che non tornano, prima che sia troppo tardi anche per noi, afferrarsi le maniche e chiedere ragione di questi occhi che non si chiudono, di queste risa strette contro il giorno. Oggi si accendono le luci, i cani non girano più armati.